Buongiorno, buongiorno a tutti da vostro Homeless. Oggi vi racconto brevemente una storia di strada molto breve che mi è accaduta domenica. In realtà è accaduta anche altre volte, però non ho fatto un video su questo. Non volevo fare un video su questo, non mi piacciono questi video. È una storia di strada che capita. Molte volte mi viene chiesto se la strada è pericolosa. Io penso che la strada, credo che dipenda dal soggetto, perché dipende da come reagisce il soggetto. Io purtroppo, per sfortuna, sono una persona buona e quindi non reagisco proprio, mi tocca subire, però chiaramente c'è un limite, poi i limiti si superano in automatico, succede qualcosa, no? Che è successo? Nulla, domenica avevo poco cibo, avevo fame, ero sdraiato da una parte sotto i portici qui a Milano e niente, e stavo sperando, anche se dica sempre la parola speranza, non si può dire, si può mai di nulla anche questo, c'è gente che si offende, però sperare vuol dire quando uno può fare altrimenti, a volte gli tocca farlo, anche se non vuole. Comunque nulla, e speravo, insomma, sarebbe piaciuto mi portassero un po' di cibo e magari qualche soldo, però bene essere chiari, vediamo un po' perché ci sta luce da noi, bene essere chiari, io non l'ho chiesto, Gabriele non l'ha chiesto. A un certo punto ero sdraiato, ero sotto le offerte, ho sentito, diamogli qualche soldo a questo ragazzo, c'avevo le coperte, in realtà era un... Aspetta, una specie di telo di plastica, non è di plastica, è un altro materiale apposta per dormire, leggerissimo ma copre bene e riscalda, poi magari farò un video su questo. E nulla, sapevo che certo parlava di me e c'è arrivato qualcuno, ha detto no, gli dà nulla, non ho capito bene se dà a me i soldi, e l'ha presi lui, sì, ecco, l'ha presi lui i soldi. Io, voi immaginate, sotto questo lenzuolo di questo materiale particolare, quando ha detto diamo i soldi a questo ragazzo che è coperto, questo, che ero io, cioè sono solo io al momento a Milano con questo telo, ero, insomma, mi sentivo bene, no? Ho detto almeno più qualche soldo, se fosse 2 o 3 euro, lo sapete, per me sono già tanti, quando uno vive per strada, no, cioè non sono tanti, però cambiano, no? E niente, in poche parole poi questo ha detto no, i dati li prendo io. Io sono rimasto traumatizzato. Non lo poteva fare. Io sono rimasto traumatizzato, vabbè, fino a un certo punto, cioè non è che, capito, non è che è successo chissà cosa. Però sono rimasto davvero male. Non ho avuto nemmeno la forza di tirare fuori la testa e guardare questa persona, che proprio mi ha fatto disgusto. E questo è una delle cose che capitano strada. È successo altre volte, non tante, ma è capitato purtroppo. E niente, volevo raccontare questa storia. Purtroppo io, insomma, come si dice, sono fatto così. Però insomma, sono convinto che questa persona a me mi fa orrore. Non so che altro possa aggiungere, ma mi è capitato, sono rimasto male, però succede troppo, la gente è così. Vabbè, volevo raccontarvi questa breve storia, visto mi chiedete sempre come si vive in strada, che succede in strada, cosa potrebbe capitare, ecco, ora me ne racconto uno, poi se ce la fo appena finito questo video me ne fo un altro, me ne racconto un altro. Buona giornata a tutti.